i nomi sono invertiti? E ora no. Contro Asuka. Direi aspettato. Come da pronostici. Esatto. Bode che sente Giulia che si avvicina. Sì. Potrebbe essere l'ultimo torneo con Giulia questo per Bode. Con Leo. Sì. Con Leo, scusa. Potrebbe, prima dell'arrivo di Giulia. Potrebbe essere. Vediamo, Bode intanto puccia. Sta tastando la situazione incredibile. L'ha preso con un F2 sul... come si chiama la stanza? Sul Bok? Bok. Colpo garantito. Un bellissimo buff, devo dire, di questa season. Sì. È diventato un personaggio meno trucco, ma molto più forte sul lungo andare e molto solido, secondo me. B3-1. Fortissima stringa. Molto sottovalutata, devo dire, di Leo, per la stringa. Bravissimo. Ma se c'è una cosa per cui boss è veramente pronto a sparare, sono le posizioni a vuoto con F2. I complimentoni. Da degno Asuka player. Esatto. È anche da raro vedere un Asuka player. Sì, ma perché in realtà non dovrebbe essere solo B3 cancana. Sì, esatto. Ma... Asuka dovrebbe essere un personaggio difensivo. Sì. Che tecnicamente B3 è uno strumento difensivo. Però a volte viene un po'... Diciamo che hanno interpretato male il personaggio alcuni online. Sì. Intanto un round pari. Sì. Di uno. Chissà se Asuka ha delle alternative. Bravissimo, per ha aspettato sul secondo. Pronto con la Loperry, vedo boss. Su VS1-4-1. Guardalo con VS1+2 ancora. Hai... Sono un 4 counter pienamente elettrico a vuote. Che si abbassa. Non leggermente. Quello era un errore di input, secondo me. B1 prende la reversa. Ecco, cancella uno di troppo. Pam pam pam. Cancella lo sway e massimizza la combo a muro. Il mix up da Bok. Bravo che si abbassa, almeno bravo a punire. Punisce. Chissà cosa, magari non so se ha sbagliato o era voluto. Ma chissà, poteva essere un crash cancel F2. Ci sentiamo con l'eco addirittura? Fa vedere. Un po' bassi siamo? Veramente? A me senti basso? Anche a me sentite basso con l'eco? Dateci un feedback sull'audio così vediamo un attimo. Guarda il danno, mannaggia. Intanto Bode si porta sul match a zero. Come ora perfetto? Ma non abbiamo cambiato niente. Ghirlanda, la tua è una domanda ironica? O veramente pensi che sia strano? E vediamo, 1-0 per Bode. Perché giustamente boss tira, può essere una più due che sta a meno 2, dice va, counter, ce lo provo a tirare. E poi ogni volta ce lo frega. Ok, buona punizione, magari poteva punire con qualcosa di meglio. Step 2. Devo dire, una delle mosse più forti di Asuka. Fortissima SS2, era come ora, tirata bene, veramente allucinante. Esatto. Che ti frega. Ah, quello era un S3. Pressione da Bok ancora. Bella lettura del basso da parte di boss. VS3 Maccanna la F2. E se c'è un'altra cosa per cui boss è famoso è questi drop delle juggle. Specialmente con FF2-3. Nei momenti salienti. Esatto. Giù 4. Bam bam. Scrugno un po' arriva a muro. Prova il reset. Quasi. Aveva anticipato un calcetto di rialzo. Ci sarebbe arrivata Asuka a quella distanza a punire di F2 di Leo? È veramente... La spallata di Asuka quanto è veloce? No, è molto lenta. E allora... Che tu non pensi di così lontano? È una buona scelta di matchup in quel caso. Nel senso, avere un personaggio che ha difficoltà a punire di F2 con Leo è... Sì. È rischioso. È una cosa molto brutta. Vediamo un po'... Op, bam, 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 bam. Nel vecchio combo del tag. Guarda, prende con DF3 un boss che steppa a muro. Bravo. Bravissimo. Punizione... Aveva previsto un bot che... Tentava di chiudere con una spazzata. Bravissima, punito. Allora, si arriva a muro.
Il muro però era un pochino troppo vicino a terra. Non ha bisogno. No, doveva fare F1 lì. Comunque ci sono due di pista. Se il Rage Drive prende 26 a terra, hai solo di F3 garantito. Se prendi Juggle, hai F3 garantito. Ah, ok. E boss lo sapeva. In quel caso sarebbe entrato U trattenuto ND3. Sarebbe entrato? Secondo me sì. Oddio, però non lo so. No, perché non se non entra FF1, forse non entra anche quello. No, forse no. Attenzione, un F2 non ben punito. Sì. Intanto un Loperry potrebbe arrivare a un muro. No, va per il gioco. Spazzata. Intanto deve essere finito un match importante. Sentiamo un terremoto. E Thunder ha battuto V-Game, ma un urlo della sua vita, non so se l'avete sentito. Era The Thunder, non me lo, non me lo sarei mai aspettato da lui. Sì, sì, sì. Era Mr. Die Hard che è entrato dentro di lui. Tanto la Rager che potrebbe uccidere, sai? No, no, forse. Ah, dobbiamo aggiornare punteggi. Oddio, sì, sì. Il colpo al cuore della Rager che toglie 40%. Boss in vantaggio. Thunder li vuole. Sono un oh. Si misura su scala mercale, no, no, fa terremoti. Punizione divina, direi. Ha punito B3 con FF2. Buona. Molto bilanciato questo match, cioè, proprio sì. Sul numero di round, sul numero di partite. Ah, avanti, avanti 4-3. Guarda che float! Bombo? Secondo me non voluto. Quello era un 1-4. Sì. Magari non in stream. Portateli a punch i risultati. Portateli a punch. E ci be Shadow. Bam. Ah, ha provato con il danno, ma la combo probabilmente è stata un po' troppo lenta, è andata a vuoto. Rage Drive, no, va per il setup. Quello era quasi un reset. Attenzione. E Bode si abbassa. Attenzione. Una più 2 di Asuka forte, puro e stupido. Molto molto forte, sì. È raro avere un launcher salvo. Colpo garantito e gioco a terra, ma intercetta con VS4. Boss sta prendendo un po' ritmo, vedo, a parte qualche saltino a caso, qualche errore. Che step è venuto male, forse. Aia! Becca l'alto. Aia. Incredibile, Bode quando tira qualcosa di rischioso, entra sempre. Lo sa che entra, non rischia a caso. Sono rischi molto calcolati. Wall carry. Bam, bam, bam. Fa bam. Male. Le combo di Asuka che non droppano mai a muro. Ah, questa cosa entra Perry. Sarebbe entrato 2-3 lì, giusto? Sì, sì. Bella punizione, almeno per ceccare. Su 2-3. Entra di Alzino. Questo non ucciderà. Però... No, la combo troppa. Era Bode troppo lontano, boss. Ancora. No. Se l'è mangiata. Ancora un B3 a vuoto. Se l'è mangiata. Ancora un B3 a vuoto, sarà la quarta volta che sì, sì, sì. Sì. Avrebbe dovuto, credo in questo caso, fare un 2-1 in meno nella combo e fare direttamente wall carry. Non avrebbe ucciso in ogni caso, ma sarebbe comunque rimasto Bode con poca vita in una situazione di terribile svantaggio. Tanto un DF2 in counter che prende la finta, sì. Penso arrivi a muro. Ha cercato di massimizzare ma non è entrato. Sta entrando tutto da parte di Bode. DB3. Ha provato a punire, quella è meno 10, quindi Asuka non può fare niente. Bam, sì, bam, deve fare 1. Bellissimo 1. Ha un discreto parco di scelta comunque dopo 1. Per quanto sì, esatto, non sia una bella punizione da 10, è intrigante. Almeno è una punizione da 10. Meglio che non averla. Wall carry, bam bam bam. Sì. Bam. Quasi. Era quasi in canna. Ha preso lo step. Non è, un po' è entrata. Non è entrata F4. Oh, di F4. Chiude. Guardalo. Step F2. È stato un fulmine, The Boss. Un fulmine. Le stringhe di Leo. Il setup di Fergus, UF3 step 2.
Guardalo come passa dietro all'armor step 2. A posto di punire da 10 va direttamente rispazzata a volte. Guarda cosa sta succedendo, oh, schermo attenzione. Di spalle, quella si scopre. Ah, Oppic a meno 10, giustamente entra. Eh no, Bode non sta facendo niente. E oppure sì! Sì! E invece sì. Ancora una volta vengo corretto dal gioco. Bode stava imponendo un mix-up da full crouch. Bam, bam, questa non toglierà molto, però un bel wall carry ce lo fa. Guarda quanto arriva lontano! Non ha schiacciato nel modo giusto. Eh sì, devo aspettare un pochino di più. Ci riprova con DF1-2, ormai ha capito che l'avversario non si abbassa. Boss non si abbassa mai neanche al terzo colpo dopo 1-2. Ok, buona punizione su all hop kick. Bravissimo. Ah, lo sapevo. Va per il reset, bravissimo con la reversa al Bode. FF3 poteva prendere in counter, prende a terra. Quanto prende quello? Ah, e le stringhe fanno è pagare. È entrato il 3. Match point per Bode. Eh sì, match e set point. Mamma mia, stava per prendere il counter anche lì. 3-1, avanti 4. Prende okay. In aria. Va per il gioco a terra. Ha provato ad intercettare la reversal di Bode. 1 più 2 è un po' corto. Bode è un ottimo gioco di spacing, devo dire adesso, eh. Veramente infiammato Bode. Guarda come va vuoto, era un po' troppo lontano per punire, però Bode ci ha provato. Attenzione, è entrato un 2. Questa chiude. E no, ha droppato il range drive. Ha droppato il range drive. Tra 3 più 4 invece. Lì ha rischiato. Lì ha rischiato, mannaggia miseria. Ha fatto F1 troppo velocemente. Il gioco ha accettato solamente un F. E quindi sì. F1. Boss si redime all'ultimo momento. Questo è l'ultimo match. Vediamo. Gli piace questo campo. Guarda che punizione. Non ne ha sbagliata una sui B3. Mamma mia. Eccolo. Tutta la vita garantito. Tutta la vita. Non uccide. Si avvicina al muro. È entrato FF3. Ormai quella mossa è anche diventata fortissima. Crash agli alti. Bode può ancora un paio di rage drive, cioè un paio di trottole e un rage drive ben piazzato. Chiuderanno. Ecco. Attenzione. Il rage drive. L'avevo detto. No, doveva fare la spallata. Approfitta. Il trucco, il truccone. Vuoi punirmi? Io ti faccio il seguito. Ah, aveva letto il basso. Boss, devo dire, con le sue letture ci sta stupendo. Balla di da punch. Ancora Optic. Uniso, però oh! Entra la spazzata. Un F2 a terra. Guarda, wow! Guarda che step da parte di Bode. Ha girato magistrale. Intorno letteralmente. Magistrale. Due step. Partito con FCDF3. Maniera proprio strana di iniziare il round. Perché quando ti senti bello pesato da uno step come quello di prima, ha senso. Bravissimo. Guarda lo spacing, ha provato a chiudere, boss. Ottima parata della spazzata. Boss non da meno, devo dire, contro Bode. Prova di nuovo, ci ha provato ogni volta con il reset. Bode non si è mai preso. Però una giacola e boss chiude. Quindi dipende tutto da questo ultimo scambio. Ed eccolo! Ora dropperà il seguito del rage drive? Sì. 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 Non ci credo. Però il trade di guardalo come sorride. Guardalo come sorride. Guardalo com'è felice. Attenzione, DF2 intanto entra. Mi hanno appena regalato un lecca lecca. Com'è felice. In effetti come fa a droppare la... È l'emozione. Ce la può ancora fare, boss. Ha ancora anche, sì. Addirittura il vantaggio di vita. Sì. Vediamo. Madonna mia, senza diventare io sto cominciando ad avere principi dell'infarto. Bode, FCDF3. No, è presa per chiudere. E Bode
si porta a casa il match.